Buon lunedì, benvenuti al notiziario dell'8 ottobre 2018 in studio Gio Prestia. Durissima nota stampa sottoscritta dagli ex assessori Mandracchia, Bellanca, Neri, Alongi e Settecasi, con la quale criticano il sindaco Francesca Valenti. Farebbe bene a lasciare perdere i giochi di squadra per i quali non sembra portata e iniziasse ad allenarsi nel gioco a scacchi. Gli ex assessori l'accusano di continuare a richiamare quel lavoro di squadra che prima non c'era. Sono accuse infondate, scrivono, noi abbiamo lavorato in perfetta armonia. Se il sindaco si duole del mancato coordinamento, le ricordiamo che quel ruolo spetta esclusivamente a lei, a cui spetta la capacità di coordinare e motivare, di essere leader, di dare un indirizzo all'azione amministrativa, di imporre e fare rispettare l'autorevolezza del ruolo che la legge assegna al primo cittadino. Certi ruoli, aggiungono, non li conquisti sui banchi di scuola o con la professione, o si hanno o non si hanno. Solo adesso sono stati programmati gli interventi per le lesioni nei cornicioni delle finestre sovrastanti l'ingresso del reparto di patologia clinica dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Si tratta di distacchi di calcinacci di notevoli dimensioni nelle scale esterne d'uscita d'emergenza e in particolare nella scala di accesso al centro salute mentale al primo piano dell'ospedale Giovanni Paolo II, che erano stati segnalati lo scorso mese di maggio dalla direzione sanitaria e dal responsabile del reparto, il medico Luigi Scandaglia. Si prevede una spesa di 20.000 euro. Sono in distribuzione kit per compostaggio domestico dei rifiuti umidi e vegetali. Attraverso il compostaggio è prevista la riduzione tari, in quanto provvede in modo continuativo a smaltire in proprio gli scarti compostabili, scarti di cucina, foglie ed erba. L'attività di monitoraggio, controllo e verifica del corretto utilizzo della compostiera domestica sarà garantita dal personale dell'ufficio ARO del comune di Sciacca. Il kit del compostaggio domestico è in distribuzione in comodato d'uso gratuito presso il centro di raccolta comunale di Contrada Perriera. Il compost ottenuto è l'ideale per concimare il proprio orto senza ricorrere a concimi chimici. Un peschereccio ad alta tecnologia da inviare in Egitto nascerà nei cantieri navali di Mazara del Vallo. L'iniziativa fa parte degli accordi sottoscritti nell'ambito di Blue Sea Land, la manifestazione internazionale dedicata alla pesca, durata 4 giorni, che ieri sera si è chiusa a Mazara del Vallo. La presenza per la prima volta in Sicilia dell'associazione LORA dei paesi dell'Oceano Pacifico ha dato la possibilità di aprire le aziende siciliane a nuovi mercati. E infine il tennista favarese Gabriele Bosco ha vinto il torneo di terza categoria che si è svolto nello scorso fine settimana presso l'impianto da tennis comunale di Sciacca, organizzato dall'Associazione Passione Tennis Sciacca. Bosco ha avuto la meglio sul saccense Rosario Turturici, portacolori di Passione Tennis. Il presidente del sodalizio Passione Tennis di Sciacca, David Emmi, nel corso della cerimonia di premiazione, ha sottolineato l'impegno costante dell'associazione tennistica. Per il momento è tutto, potete consultare come sempre tutti gli argomenti all'interno del nostro portale online gioprestia.corrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.